Buongiorno e bentrovati a questo nuovo filmato. Proseguiamo la serie dei pezzi dell'assieme del cavo di prolunga per un RJ45. Questo è proprio il pezzo con il cavo di prolunga, con l'RJ45 e con lo spinotto per collegarlo alla piastra elettronica che è contenuta nei due gusci, piastra elettronica e due gusci che abbiamo già rappresentato. Allora, viene fornito come un solido unico, solido 1. In realtà sarebbero tre corpi, tre parti, e cercheremo di farlo come tre parti. Quindi costruiremo un multicorpo o multibody, che dir si voglia, andando a cominciare dalla presa su che si infila nel guscio. Allora, solito giochino, solito un baradan. Apriamo un nuovo file di parte, vado in fiducia e lo faccio in pollici, poi vediamo se ci abbiamo preso. Quindi, anzi, inch. Dividiamo lo schermo in due parti, allarghiamo al solito la parte dove andiamo a modellare rispetto alla parte dove teniamo il modello. Adesso del modello andiamo a controllare in unità di misura, strumenti, impostazioni, documento, unità. Troviamo i pollici, mettiamo a posto gli angoli da radiante a grado, mettiamo a posto le cifre decimali sia per le lineari che per le angolari. Chilogrammo ci siamo, tempo ci siamo, direi che possiamo applicare, chiudere e quindi andare a controllare gli stessi settaggi anche nel nostro file pronto per essere modellato. Quindi pollice ci siamo, grado ci siamo, secondo chilogrammo, 8 cifre decimali sulle lineari e 8 cifre decimali sugli angolari. Applica, chiudi. Poi notiamo un'altra cosa, i sistemi di riferimento sullo schermo in questo momento non sono gli stessi. Questo vuol dire che se io qui faccio lo schizzo su un piano, qua lo devo fare per avere la stessa figura su un altro piano. Allora, per carità, nessun problema. Qui non si può toccare niente, perché chiaramente per toccare il sistema di riferimento di questo qui, bisogna di questo file dato, cavo, frutto, bisogna girare l'oggetto e direi assolutamente di evitarlo. Qui invece possiamo fare che lo mettiamo uguale a questo, quindi manipoliamo le viste, il nostro viewcube, lo mettiamo uguale. Questo personalmente mi evita di sbagliare prima o poi e quindi lo faccio. Se volete questo passaggio potete evitarlo, state attenti però perché dopo quello che sentite nel filmato non corrisponde più al vostro sistema di riferimento di modellazione. Come faccio a spostarlo? Beh, un po' di manualità e più o meno ci siamo. E lo spigolino è questo. Ora c'è un'altra cosa interessante, che questa parte piatta che normalmente noi troviamo con coincidente col piano XY, coincide col piano XY, ma non è piatta, cioè sullo schermo è verticale, esattamente come succede di qua, dove peraltro è anche spenta. Opzioni, la bussola, ok, ed è uguale, ed è uguale. Allora, direi di fare una cosettina su tutte e due, perché tanto qui non vuol dire girare il pezzo. Questo qui lo faccio diventare vista dall'alto, come in alto. Dopodiché rigiriamo, rimettiamoci in questa situazione, antipatico, in questa situazione, e andiamo a settare questa vista come corrente inizio, la vista corrente come inizio adatta alla vista, in maniera che la casetta ci porta qui. E di qua facciamo la stessa identica roba, quindi questo lo facciamo diventare alto. Avete visto che la bussola è andata a finire come in tutti i disegni, come è solitamente alto. Anche qui facciamo, andiamo a prendere questo spigolo, non è questo,
è questo, e settiamo quindi questa vista qua come inizio adatta alla vista. In questa maniera abbiamo lo stesso sistema di riferimento, o meglio, il sistema di riferimento atteggiato nello stesso modo sia a sinistra che a destra, sia nel file che dobbiamo usare, sia nel file come per leggere le misure, sia nel file nel quale andiamo a modellare. Questo direi, evita errori nel proseguo. Abbiamo messo a posto anche il view cube e la sua bussola, cambiando la vista dall'alto. Siamo pronti a cominciare. Io comincerei dando un'occhiata di qua a quello che c'è da modellare. Questa è una figura un po' strana, la vediamo dopo perché partire da lei è un po' difficile. Partiamo, questo invece è un bel cerchio, e partirei da questo cerchio per poi costruire tutto il resto. Allora, questo cerchio lo facciamo come qui nel piano XY, quindi qui piano XY, modella, schizzo, facciamo un cerchio. Ok, andiamo di qua a leggerci la misura di questo cerchio, il raggio, facciamo la circonferenza perché di là mettiamo la circonferenza, CTRL C, andiamo di qua, mettiamo la quota, CTRL V, molto più piccolo, tiriamo via diametro, ok, e poi andiamo a posizionarlo e direi di prendere l'origine, il centro del cerchio, e farli coincidere, quindi portare il centro del cerchio nel punto centrale. Ci siamo, scaliamo, lo schizzo è completamente vincolato fine, e su quest'altro file, quello del, diciamo, con i dati, andiamo a leggerci il valore dell'estrusione come misura fra questa faccia e questa faccia. Il delta Z è di 0,1, quindi di qua estrudi 0,1, è già inserito. Direi che va bene così verso le Z positive, mantenendo quindi la faccia che adesso abbiamo estruso sul piano X e Y, e quindi confermiamo. Siamo così pronti per la lavorazione successiva. Qui andiamo, e che sarà questa parte qui. Per vedere com'è fatta, perché qui è nascosta da questa. Allora, andiamo a fare una vista in semisezione secondo il piano X e Y, e andiamo a spingerla indietro. Se trovo la freccettina, eccola qui. La spingo indietro un po' di più in maniera da poter vedere la forma che dobbiamo realizzare, e qui confermo la posizione della vista in semisezione. Quindi dobbiamo andare a costruire nella faccia, questa faccia, questa figura. Allora, via schizzo 2, poi incominciamo a costruire il cerchio e tre linee, una, due, tre. Ok, adesso andiamo a mettere orizzontale secondo l'asse Y questa linea, perpendicolare, perpendicolare, mettiamo la doppia tangenza. Estendiamo e tagliamo. E adesso incominciamo a mettere le quote. Allora, innanzitutto questo raggio. L'idea, mi metto in una vista di fronte, che questa circonferenza sia concentrica con questa circonferenza. Misuriamola. Misuriamola. Vediamo il raggio.
Allora, ha un diametro di 0,1875, però qui ci prenderà il raggio, quindi copiamoci questo, CTRL C, e andiamo a quotare tipo di quota, raggio, eccolo lì, ok, non l'ho messa però. E mettiamo dentro il valore che ci siamo procurati, 09375. Poi mettiamo questo vincolo e adesso andiamo a misurarci. Questa lunghezza ce l'abbiamo, soltanto, infatti manca solo una quota, questa lunghezza qui. Per adesso lasciamo quella misura e andiamo a leggercela di qua. Cambio un attimo l'inquadratura. Ok, misura, punto, punto. Sono andato a cercarlo davanti dove abbiamo fatto il piano di sezione perché lui non ha punti, questa è solo una costruzione dovuta alla vista in semisezione. 0,15625, una sola componente su Y, copiamocela, CTRL C, CTRL V. Ok, fine. Recuperiamo la vista canonica e andiamo, anche qui, tiriamo via la nostra vista in semisezione. Elimina vista in sezione, perfetto. Andiamo a calcolarci questo spigolo, andiamo a leggere questo spigolo, quanto è profondo, quanto è lungo, per, anche qui facciamo punto, punto per via delle componenti, troviamo una sola componente lungo Z, eccola qua, le altre sono due, sono 0, di 0,1, CTRL C, quindi dobbiamo estrudere di qua, modello 3D, estrudi questa superficie di 0,1 nella direzione della presa da sola. E ci siamo. Abbiamo fatto anche la seconda lavorazione. È arrivato il momento di salvare il file. File, salva con nome, cavo, frutto, filmato, tratto 000, cavo, frutto, filmato, tratto 00. Salviamo e adesso possiamo proseguire. Qui ha subito fatto i suoi pasticci e adesso possiamo proseguire con questa terza lavorazione. Allora andiamo qua a vedere se si tratta di una circonferenza e direi di sì, di cui mi dà già il raggio. Raggio diametro, quindi è una circonferenza. Prendiamoci il diametro, CTRL C. E andiamo a modellare ancora, bisogna vedere come sta messa, in che posizione, ma secondo me è concentrica, questa e questa sono concentriche. Per verificarlo dovrei andare a cercare la x e la y dei due centri. Ve lo lascio fare. Assumo che sia concentrica, però è un buon esercizio andarselo a verificare. Quindi qua abbiamo subito lo schizzo da avviare su questa faccia. Andiamo a fare la nostra circonferenza. Andiamo già a quotarcela perché la quota l'avevo già letta. CTRL V. E andiamo a metterla concentrica con la proiezione di questo spigolo. Peraltro sono anche uguali oltre che concentriche. Diamo l'ok, lo schizzo è completamente vincolato, diamo l'ok e andiamo a misurarci di qua il valore della profondità, quindi dell'estrusione che devo fare. Misuro da questo spigolo a questo spigolo le componenti 0 su x, 0 su y, ottimo, su z 0,1875, questa è l'estrusione che devo fare, misura, chiudi, 0,1875, estrusione,
0.18.75, stamattina tutte le finestre finiscono di là, CTRL V, 0.18.75, la direzione è giusta, e a sommare, perfetto, e diamo l'ok. Okay. Terza lavorazione dello spinotto di collegamento fatta. Per completare questo connettore occorrono ancora due lavorazioni, questa lavorazione qui e questa lavorazione qui. Partiamo col fare questa lavorazione qui. Allora, questo per come si mostra è un loft. Per fare questo loft ho bisogno della sezione iniziale e della sezione finale. In più, la sezione iniziale so dove metterla, la sezione finale devo trovarmi il piano per metterla. Cominciamo con la sezione iniziale. Allora, lo schizzo qui possiamo farlo su questa faccia e di qua invece dobbiamo andare a cercarci i parametri. Si tratta di un'ellisse e quindi ci conviene fare uno schizzo su questa sezione del cavo frutto del file con i dati, in maniera da poi andare a proiettare e cercarci i valori numerici dei due semiassi. Per quanto riguarda la posizione del centro, molto probabilmente starà coincidente col centro di questa circonferenza. Allora, qui facciamo uno schizzo su questa faccia. Poi andiamo a proiettare questa linea e anche questo spigolo qui, che forse è meglio di questo di questo semicerchio. Allora, questo. Poi spengo, ok, poi spengo il corpo solido, visibilità, via. Mi metto in faccia e andiamo a cercare i parametri di questa ellissoide. Tra l'altro ne abbiamo proiettata una sola, anche qui c'è un pezzo che manca. Allora, per prima cosa il centro che coincide. Si coincide con il centro della circonferenza. E poi l'asse maggiore, dunque l'asse maggiore è diretto come l'asse Y e come dimensione ha la dimensione della circonferenza. Quindi se io qui vado a quotare la distanza fra qui e qui o il diametro della circonferenza, si è perso un po' di cifre decimali, non so perché fa sempre questo strumento. Questo mestiere qua, ok, abbiamo ripristinato l'unità di misura. Tra l'altro 3.121, aspettate una cosa, qui facciamo anche questa quota. Come diametro. E direi che poi usiamo questa 3.125, questo qui facciamo così, tiriamola via. Quindi abbiamo detto l'asse come il diametro della circonferenza. Poi ci manca l'asse, beh, il centro abbiamo identificato, l'asse l'abbiamo identificata, ci manca l'asse minore. Allora, qui non ci sono punti, se io tento di fare una quota, nisba. Allora, facciamoci un punto. Poi imponiamo a questo punto di appartenere all'ellisse. Poi proiettiamo l'asse X e diciamo che a quel punto di appartenere anche all'asse X. E adesso andiamo a mettere la quota tra questo punto e il centro. 125 accetta perché chiaramente è una quota derivata da proiezioni e quindi non è parametrica, è un ausiliare. 125, 0086. Qui qualcosa mi suggerisce di prendere direttamente il 125, però facciamo una cosa. Ripristino la visibilità del solido e la vado a leggere anche sotto. Quindi proietto anche questo spigolo, chiudiamo il solido
tendiamo a inquadrare il nostro schizzo, andiamo a fare un altro punto che, a cui imporremo di appartenere all'ellisse, la parte sotto che abbiamo appena proiettato, e di appartenere all'asse X proiettato. Andiamo a quotare la distanza di questo punto dal centro e troviamo che è 124,95, accetta, 194,95, 320, 125, 00886. Dopo le prime tre cifre, qui anche nella seconda cifra, siamo nel campo degli errori e quindi io prenderei come asse minore 125 e prenderemo come asse minore 125. Quindi qui facciamo il nostro schizzo, ce l'abbiamo già aperto, facciamo la nostra ellisse, poi andiamo a imporre che il centro dell'ellisse, proiettiamo la circonferenza, poi andiamo a imporre che il centro dell'ellisse coincida col centro della circonferenza, poi andiamo a imporre che l'asse maggiore sia diretto come Y, poi andiamo a imporre quota che questo qui sia pari a 3,125 mezzi. mezzi, questo valore qui. E che questo altro asse sia pari a 0,125. E la prima figura per il loft è fatta, fine, è completamente vincolato. Di qua ripristiniamo la visibilità del solido e spegniamo lo schizzo perché una volta che l'abbiamo utilizzato ci dà solo fastidio vederlo. Prima devo uscire e poi devo spegnerlo. Ora dobbiamo costruire il secondo schizzo per il loft. Prima però dobbiamo individuare il piano. Allora, facciamo così. Giriamo e facciamo un nuovo piano, offset da piano, e andiamo a sceglierci questo. Offset ovviamente 0. Poi di questo piano ci andiamo a misurare la distanza da quest'altro piano. Quindi qui vado, spero di riuscire a beccarla da qui a questa superficie. Vediamo se la becco. Ok. E la distanza è di 0,75, un'unica componente su Z, 0,75. Ctrl C. Andiamo di qua e costruiamoci subito il nuovo piano come un offset, un nuovo piano come un offset da questo di 0,75 in, e qui il piano ce lo siamo procurati. Adesso qui dobbiamo andare a a trovare la geometria che dobbiamo proiettare, quindi i dati dell'ellisse. Andiamo a costruire il nostro solito schizzo su questo piano. E andiamo a proiettare. Allora, io proietterei subito questa, proietta geometria, questa che ci serve di riferimento. Poi proietterei, visto che me la fa dare tutta, questo spigolo che è l'ellisse. Allora, spegniamo il solido, inquadriamo e andiamo a fare le nostre misurazioni. Allora, prima di tutto il centro, sembra che il centro si sia spostato. Attenzione perché questo è uno scherzo che Inventor fa, stiamo lavorando con superfici curve, errori e quindi problemi. Se io vado torno nel mio schizzo e vado a proiettare solo nel mio schizzo e vado a proiettare l'asse X con sorpresa, anche l'asse Y, trovo con sorpresa che la proiezione dell'asse X e la proiezione dell'asse Y sono perfettamente, passano tutte e due per il punto centrale
della circonferenza che ho proiettato e dell'ellisse. Quindi questi due assi che lui ha messo nella vista locale, in realtà sono due sue costruzioni che, insomma, non sono, cioè, risentono dell'errore numerico. Questo per dirvi che cosa? Che i parametri me li vado a cercare rispetto a questi assi che sono proiezioni. E quindi vado a quotare, che ne so, la distanza, beh, la distanza sì, da questo e questo punto, e trovo che il semiasse maggiore, diretto ovviamente come y, è di un ottavo di pollice. Questo lo trovo, di qua non trovo punti, cioè sull'asse x non trovo punti, quindi stesso sistema di prima, un punto. E poi appartenenza di quel punto all'ellisse e all'asse X. Quota al punto centrale 09375, eccetera, come quota non parametrica. Facciamo la stessa proiezione anche, facciamo la stessa costruzione anche sotto, punto. Diciamo di appartenere, esc. Diciamo di appartenere questo punto all'ellisse che appartiene anche a questo asse. Appartenenza punto, non l'ellisse, punto all'asse. Perfetto. E quotiamo. Zero nove tre sette quattro zero nove tre sette uno quattro nove zero zero nove tre sette cinque sette uno 725, più o meno, facciamo 09375 e chiudiamo lì il numero. Si potrebbe fare la media, dividere per 2 9 3 7 1 3 7 5 3 7 2 5, ci può stare. 9375, basta. Allora, i parametri per fare queste ellisse sono, beh, innanzitutto facciamola l'ellisse. Su questo piano. Ok. Allora, proiettiamo questa circonferenza. Facciamo coincidere il centro dell'ellisse col centro della circonferenza. Mettiamo a posto su y l'asse maggiore. Ok. E poi mettiamo le quote che sono 125, 0,125, 125 sull'asse maggiore. E qui abbiamo detto 0,9375 sull'asse minore. Devo essermi, sì, mi sono mangiato uno 0, 0,09375 sull'asse minore. Allora, ci siamo, fine. Allora, di qua ripristiniamo il tutto, rendiamo visibile il solido. Spegniamo anche sia il piano di lavoro, la visibilità del piano di lavoro, la visibilità dello schizzo, che prima devo chiaramente chiudere e poi posso spegnere. Inquadriamo. Di qua andiamo a fare il nostro loft. Abbiamo, tutti e due gli schizzi sono perfettamente vincolati, possiamo controllarli. Schizzo 4 lo riapriamo completamente vincolato, fine. Schizzo 5 lo riapriamo completamente vincolato, fine. Loft tra questo schizzo 4 e schizzo 5, andiamo ad aggiungere così, schizzo 4 e schizzo 5, e diamo unisci, perché è ancora, stiamo facendo il connettore, e diamo l'ok. Spegniamo il piano di lavoro 1 e a questo punto abbiamo creato la quarta lavorazione. Ci rimane da fare questa lavorazione davanti.
Allora, diamo un occhio a come realizzarla. Innanzitutto notate che qui c'è uno spigolo, quindi non è un'ellisse, non è una figura unica perché poi prendo una sopra e ce n'è una sotto, sono due spigoli differenti. Penso che la cosa più verosimile è che si tratti di un arco. Andiamo a fare una misura di questa dietro, che è quella dove, che, sul piano dove dobbiamo realizzarla. E sì, è un arco, perché vedete, è un raggio, un diametro, ed ha una posizione del centro. Tra l'altro il centro si trova sull'asse, su questo asse, a una distanza, sotto questo punto qui, una distanza negativa, meno 0,025. Quindi è un arco con centro e due punti. Allora, andiamo. Qui facciamo il nostro schizzo. Andiamo subito a disegnare il centro e un punto e andiamo a metterlo a posto. Poi proiettiamo sia l'asse X che l'asse Y. Sia l'asse X a cui apparterrà il centro, sia l'asse Y a cui apparterrà il punto. Poi andiamo a sistemare queste due appartenenze, questo a questa e questo a questa. E poi andiamo a mettere le quote. Qui l'abbiamo già vista, è 0,025, quindi da qui a qui 0,025. Di qua non l'abbiamo ancora vista, andiamo a leggerla. Posizione è 0,09375, meno perché siamo nelle Y negative, comunque questa distanza è 0,09375. Ctrl C, vuota 0,05. E per fare l'arco abbiamo tutte le informazioni. Facciamo un arco con punto centrale. Quindi andiamo a mettere il punto centrale, il primo e il secondo punto, e poi andiamo a vincolare. Allora, vincoliamo il punto centrale a questo, vincoliamo il primo punto a questo, e a questo punto non mi rimane, scusate il gioco di parole, che estenderlo fino all'asse, fino alla prima primitiva che trova, linea ausiliaria che trova, e la fa tutta fino all'asse. Quindi abbiamo realizzato il profilo sopra. Non tentate di fare anche questo punto, di costruirvi anche questo punto e poi di farlo arrivare, di dirgli che il terzo punto dell'arco centro due punti è questo, perché vi dà un ipervincolo. Perché lui effettivamente, quando ho messo il centro e quando ho messo il primo punto, ha bisogno solo di un altro vincolo per poter finire l'arco, cioè quanto è esteso l'arco, e appunto, avendolo fatto come l'abbiamo fatto noi, era esteso un tot e poi noi l'abbiamo mandato fino alla prima. Lui ha cambiato l'estensione e ha accettato perfettamente il comando. Ma se adesso vado avanti, posso ancora cambiarlo, mandarlo lì. Non mi serve, non lo faccio. Ho finito. A questo punto, specchio questo sull'asse Y, applica. Completamente vincolato, fatto, fine. Vado a leggermi l'estrusione, misura, distanza tra questo e questo, e l'estrusione di 0,0625. Vado a farmi l'estrusione di 0,0625 in quella direzione in aggiunta e do l'ok. Anche questa lavorazione è finita. Prossima, dobbiamo realizzare il cavo, quindi è un nuovo body. E qui le cose un po' si complicano perché dobbiamo fare, e questo sarà sicuramente un profilo che viene fatto viaggiare su una linea. Quindi dovremo costruirci una linea e dovremo costruirci questo profilo. Allora, cominciamo a vedere il profilo facendo un altro schizzo.
lo schizzo occorre farlo su questa faccia qui. Quindi facciamo un piano, offset da piano, su questa schizzo, diamo l'ok, diamo lo 0 come offset e abbiamo fatto il nuovo piano di lavoro. A questo punto facciamo il nostro schizzo su questo piano e abbiamo lo schizzo 3. E sullo schizzo 3 andiamo a proiettare, vediamo se riusciamo a beccarla così, questa geometria qui, spigolo, linea chiusa, eccola qua. E questa è la figura che poi del cavo, il corpo del cavo, la sezione del cavo che poi correrà per tutta la linea. Allora, adesso ce l'ho e posso andarmi a isolare lo schizzo andando a chiudere il corpo solido, alla visibilità del corpo solido e andandomelo a quotare in maniera da poter avere poi i dati da trasportare di là. Oppure posso lasciarlo così e farla direttamente su questa sezione. Quindi posso fare lo schizzo su questa, sembrerebbe un'asola. Fatemi controllare qualche dimensione prima di dare il responso finale. Strumenti, misura. Allora, vediamo questa quota che è 0,5 del raggio, che è 0,5. Vediamo questa distanza, che è uno 0,1, raggio 0,5 ci siamo. Vediamo questa che sarà un altro 0,5 di raggio, esatto. Vediamo le coordinate, questa distanza fra questa e questa, per vedere se ha solo componenti sull'asse Y. Direi di sì, e quindi diciamo che quell'asse è orizzontale. Sì, si tratta di un'asola. Allora, al di là delle misure, cominciamo a costruirla, poi su questa parte qui schizzo rettangolo asola e poi andiamo a mettere, le quote. Quindi questo è l'inizio del nostro disegno, poi mettiamo, anche qui proiettiamo l'asse Y. E andiamo a far coincidere l'asse dell'asola con l'asse Y. Dopodiché incominciamo a mettere, quindi abbiamo ancora tre quote necessarie. Direi che quella che ci serve è questa misura qui. Mi sembra che fosse 0,05, 0,05 di raggio. Perfetto, quindi di qua 0,05. Due quote necessarie. Ci serve sapere quant'è lunga questa parte qui, quindi adesso la mettiamo fuori e poi la andiamo a leggere. Di qua misura di questo 0,125. Andiamo a riportare di qua lo 0,125. Abbiamo ancora una quota necessaria che è il posizionamento. Allora facciamo coincidere l'origine con il punto centrale e lo schizzo della figura della sezione che costituisce il cavo è finito. Qui diciamo fine, qui riaccendiamo il solido. E adesso andiamo a vederci come è fatto il percorso. Allora, anche qui faremo uno schizzo sul nostro file di dati. Andiamo a chiudere il piano di lavoro 2 con cui abbiamo fatto lo schizzo della sezione e andiamo a farci uno schizzo viceversa su questo piano, piano YZ. Avvia schizzo. YZ. Ok, su questo schizzo 4 andiamo a proiettare gli spigoli di taglio, cioè questo piano YZ taglia, visibilità, taglia l'oggetto esattamente dove ci serve la traiettoria, perché vi ricordo che quando si fa uno sweep la traiettoria deve passare
in questo punto qui, in questo caso, cioè in un punto della sezione che si fa viaggiare. La traccia del piano che abbiamo scelto è questa, questo punto sarà il punto da cui partirà la nostra traiettoria. Allora, torniamo nella vista e andiamo a proiettare gli spigoli di taglio. Chiaramente ce ne sono di tanti e che non ci servono, però vabbè, quelli che ci serviranno adesso li andiamo a evidenziare e quotare in maniera da avere tutti i dati per poter costruire la curva di qua. La quoto addirittura questo schizzo per evitare, perché è piuttosto complesso, vedrete che è fatto di tratti misti, curvi, linee, rettilinei, e quindi è meglio andare a disporre di tutte le quote prima di partire a costruirlo. Spegniamo il nostro solido e cominciamo a quotare quello che ci serve. Allora, cominciamo da questo segmento. Non è però quello che ci serve, perché a noi ci serve che questo segmento vada fino a questa parte dritta, perché poi il raccordo lo metteremo alla fine. E allora qui facciamo così per quotarlo. Facciamoci una linea i cui estremi facciamo coincidere con questo spigolo e di qua questo spigolo. Poi andiamo a quotarci, trasformiamo questo da linea ausiliaria proiettata a linea dello schizzo. Poi andiamo a quotarci la distanza tra questo punto e questa linea, ed è mezzo pollice, e la lasciamo qui. E questo è il primo tratto, accetta, perché chiaramente questa è costruita per proiezione, quindi non può essere una linea, una quota parametrica. Poi andiamo a vedere come è fatto questo secondo tratto. Quotiamo questo secondo tratto, vediamo quello che ci tira fuori. Ed è una circonferenza di raggio 2.6125. Lasciamo qui questa quota, sempre accettiamo, solo che adesso dobbiamo, vabbè, il punto. Ce lo teniamo così, però dobbiamo vedere quanto è la lunghezza di questo arco. E per farlo facciamo questo mestiere qui, una linea e un'altra linea. Ok, poi facciamo andare a coincidere il centro, un estremo di questa linea col centro della circonferenza. Si è girata di qua. Ok, poi facciamo coincidere il secondo estremo con questo punto finale. Quel 220 dà un fastidio enorme. E lo facciamo andare così, così ce lo togliamo dalle scatole. E questo è il primo raggio di quella curva, di questa curva qui. Che tra l'altro la possiamo evidenziare questa curva e farla diventare da una linea di costruzione a una linea effettiva. Poi facciamo lo stesso mestiere con questo secondo raggio. Che facciamo andare anche lui nel centro della circonferenza. E poi mettiamo la nostra quota, che è di 5 gradi, lasciamola qui sperando che non ci dia accetta. Queste le possiamo veramente trasformare in linee ausiliarie. Una e una, due. Ok, andiamo avanti, abbiamo fatto questo tratto finale. Andiamo a scoprire che cos'è questo qui. Dovrebbe essere un tratto rettilineo quota, vediamo quello che ci dice. Sì, è un tratto rettilineo allineato. Mezzo pollice anche questo, e diamo l'ok, accetta. E anche questo, trasformiamolo in un tratto effettivo, con linea continua. Adesso andiamo a quotare questo, è una circonferenza con un raggio di 2 punto, lasciamola qui, accetta, e facciamo lo stesso mestiere. Allora, intanto la rendiamo una linea continua. E poi andiamo a costruirci i soliti due raggi,
Ok, andiamo a mettere questo punto in coincidenza e questo punto in coincidenza. Esc, poi qui dove finisce? Finisce parecchio in là. Mettiamo sempre questo punto in coincidenza e questo punto in coincidenza. E adesso andiamo a quotarci l'angolo sotteso, che è di 100 gradi, accetta. Ok, ancora queste le trasformiamo in due linee tratteggiate, linee di costruzione. Abbiamo l'ultimo tratto che dovrebbe essere rettilineo, esatto, quota di 3.125, accetta. E qui abbiamo anche lui da trasformare la linea. Ora dovremmo avere tutti i dati perché dalla sezione di partenza, che qui è visibile, è lo schizzo 3, abbiamo la curva che va appunto nel punto che ci serve, esattamente in questo punto qui, che poi si muove in direzione della z e poi comincia la curva. Possiamo verificare la direzione della z con un'ulteriore misura, che non è una misura di lunghezza to curve, ma è una misura di distanza fra due punti, e vedete che lo 0,3125 è solo su z, quindi parte perpendicolarmente alla faccia e poi da lì si sviluppa. Dopo non abbiamo bisogno di altre direzioni perché qui abbiamo il raggio e l'angolo. Qui abbiamo la lunghezza, poi abbiamo il raggio e l'angolo e poi ancora la lunghezza. E direi che con questo schizzo fatto qui, con questo schizzo fine, possiamo andare a costruirci lo schizzo della linea che ci serve nel nostro modello. Allora, cominciamo ad accendere il piano YZ, renderlo visibile, poi su questo piano andiamo ad avviare uno schizzo. Cominciamo una linea, ok, un cerchio, ok, poi ancora una linea, un cerchio, una linea. Quindi facciamo qui già un altro cerchio, una linea, ok, e una linea. Di per sé tutto sembra meno la nostra traiettoria, ma adesso andiamo a lavorarci. Questo è diretto secondo z e quindi è diretto secondo il piano ZY, dovrebbe essere secondo la X. Vediamo se è giusto. No, infatti è secondo la Y, eccolo qua. Poi è lungo 31, 0,3125, ma soprattutto posizioniamolo. Allora, qui dobbiamo dotarci di questo punto. Possiamo, penso, la cosa più veloce è proiettare questa geometria. E il punto a questo punto dovrebbe esserci. Scusate il gioco di parole, esatto. Allora, andiamo a sistemarlo e facciamolo lungo 0,3125. 0,3125. Poi andiamo a quotare questa qui che deve essere 2,1125. Circonferenza 2,1125. Ok, andiamo a imporre la tangenza fra questa e questa. E però ho scritto la perpendicolarità, non la tangenza. Allora, undo una tangenza fra questa e questa. Poi ci andiamo a costruire questo segmento dal centro a questo punto, sempre come linea di costruzione, linea. Ok, e andiamo a vincolarlo centro
punto finale della nostra prima tratta della curva. Poi andiamo a vedere come sta diretto di qua e replichiamo. Allora, qui ci andiamo a fare una misura. La misura è la distanza tra questo e questo, che così ci dà le componenti, e troviamo che è diretta tutta secondo y. Vedete, una componente x e una componente z, e quindi questa qua la dirigiamo come y. Torniamo nello schizzo di qua e lo dirigiamo come y. Credo sia questa, perfetto. Così si sposta e centriamo il cerchio. Adesso andiamo a costruire una seconda linea di costruzione. Esc linea. Che abbia l'estremo nel centro e questo punto appartenente alla circonferenza, e andiamo a imporre che cosa? Che l'angolo tra questa e questa sia 100, quindi quota tra questo e deve essere 100. E quindi sappiamo il punto di taglio che possiamo anche usare subito, perché questo lo tagliamo, questo lì c'è un pezzo che se non c'era non dava fastidio, e questo, e abbiamo fatto i primi due tratti della nostra traiettoria. Ora ci rimane di andare a portare questo, prima lo sposto, e già che ci sono sposto anche questo. E questa circonferenza la mettiamo un po' più dove sarà, più o meno, guardando anche la figura di riferimento. Non è il posto giusto, si vede che sono scalate, ma poi agganciamo questo punto, a nulla, agganciamo questo punto a questo e diamo la perpendicolarità fra questo raggio e questo segmentino, che deve essere lungo 0,5. Adesso possiamo andarlo a quotare. Allineato, punto 5. Abbiamo da quotare il cerchio 2,6125, e poi andiamo a posizionare 2,6125. Diamo la tangenza del cerchio a questo e andiamo a posizionare il cerchio stesso. Il cerchio dovrebbe avere ancora un solo grado di libertà, perché 5 quote necessarie, 4 sono del segmento e una è del cerchio, e il cerchio lo possiamo sistemare dicendo che cosa? Che questo punto appartiene al cerchio. Quindi non solo c'ho la tangenza, ma gli ho imposto anche il passaggio. Ancora, quello quindi è il centro del nostro cerchio. Devo costruirmi i due raggi. Ancora linea. Ok, e linea. Ok. Poi impongo il passaggio dei due raggi dal centro del cerchio. 1, 1, 2. Impongo questo punto qui alla fine del nostro segmento e impongo, poi dopo sarà l'angolo a stabilire quanto e dove sta effettivamente questo punto, l'appartenenza del punto finale del secondo raggio al cerchio. Ora vado a quotarmi questo angolo, che è di 5 gradi, deve essere di 5 gradi, quindi qui scrivo, ho preso il punto medio, è una brutta bestia, meglio prendere qui a qui, e scrivere che questo interno è 5 gradi. Questo sposterà il secondo raggio nella posizione corretta e mi permetterà di tagliare il cerchio. Taglia, via, e taglia anche questo, e tagli anche questo. E abbiamo costruito questo, quindi tratto rettilineo, tratto curvilineo, tratto rettilineo, tratto curvilineo, e siamo praticamente qui, a questo punto, ci manca l'ultimo tratto da 0,5. Allora, spostiamo questo punto qui, mettiamo la perpendicolare fra questo e questo, e diamo una quotatura a questo allineata
molto più piccolo, punto 5. Il nostro percorso è costruito, quindi abbiamo la sezione, abbiamo il percorso, possiamo costruire il cavo. Lo schizzo è completamente vincolato, fine. Facciamo un bel loft in cui scriviamo, non il loft, scusate, uno sweep, in cui scriviamo che il profilo l'ha già preso e che la curva gliela diamo adesso. Vediamo se la piglia tutta. Esatto. Andiamo a fare un nuovo solido che chiameremo cavo. Solido 2, Sol 2. Io lascio normalmente i nomi di default, quindi solido 2, solido 2, lascio Sol 2 e qui ci scrivo il mio nome, cavo. Quindi abbiamo creato il secondo solido che è il cavo. Possiamo spegnere i vari piani di lavoro, visibilità, il piano dello sweep, che è questo, piano XY visibilità. Qui lo stesso possiamo ripristinare il corpo solido, visibilità, e possiamo spegnere lo schizzo 3, lo schizzo 4 e il piano YZ. Inquadriamo e inquadriamo. Dei tre body ne abbiamo fatti due, adesso tocca all'ultimo, cioè a questo body qui. Bene, diamogli un'occhiata per capire come farlo. Allora, lo giro, lo inquadriamo al centro così vediamo. Direi che sono tanti parallelepipedi. Allora, un primo parallelepipedo è tutto completo, poi un secondo parallelepipedo per fare questo scasso, questo scassetto qua, questo dentino, poi un terzo parallelepipedo per aggiungere questo dente qui, questo dentino qua sopra, e poi l'ultimo parallelepipedo sarà questa levetta che è la clip di bloccaggio 4. Poi ci sarà da fare questo raggio di raccordo e vi anticipo, questo vi terrà incollati quello che vi sto dicendo fino alla fine al filmato. Fare questo raggio di raccordo fra due body differenti non è una cosa così semplice da fare. Va bene, andiamo con ordine. Facciamo il primo parallelepipedo. Allora andiamo a leggerci. Chiaramente lo schizzo è su questa faccia qui. Andiamo a leggerci qua le misure. Potremmo fare anche uno schizzo, però qui ci si tratta di andare a vedere se queste misure. Allora facciamo così: questa misura qui 0375 e questa misura qui. Sono misure che non ci danno proprio 0,25, un quarto di pollice. Quindi basta fare un rettangolo sul piano dello schizzo, 25 x 375 zeri a parte. Allora, via schizzo, qui facciamo il nostro rettangolo. Venticinque d'altezza. Allora, cominciamo a dirigere secondo. Non il punto centrale, ma il punto centrale, undo, redo, rifacciamo questo, ok, perpendicolare, questo, questo con questo, 0,25 l'altezza, punto 25, e punto 375 è la larghezza. Punto 375 è la larghezza. Dopodiché andiamo a spostarcelo e direi di far coincidere, di allineare questo punto medio, ammesso che lo trovi, con il punto medio quindi questo, il punto medio con questo punto medio e uno, e poi faccio allineare questo punto medio con questo spigolo e così l'abbiamo anche centrato. Non faccio le verifiche di qua, ma è abbastanza chiaro che non può che essere montato così, altrimenti il cavo entra in maniera sbagliata. Comunque diamogli un occhio. Direi proprio di sì, se vado a misurare la distanza di questo punto dallo spigolo e di questo punto dallo spigolo.
trovo esattamente quello che ho fatto, lo lascio a voi da verificare. L'estrusione è lunga mezzo pollice e quindi andiamo di qua ed estrudiamo per mezzo pollice la direzione giusta, punto 5, andando a fare un nuovo solido che chiameremo Sol 3 RJ 45, cioè lo spinotto, il nome dello spinotto, e diamo l'ok. E questo l'abbiamo fatto. Adesso andiamo a leggerci quant'è questo scasso. Allora, misura da qui a qui. Dovrebbe esserci due componenti uguali. Direi di no. Allora, facciamo prima questa misura 005 e poi facciamo questa misura 0625. Allora, facciamo uno scasso di qua. Via schizzo su questa faccia un rettangolo, andiamo a vincolarlo ok, quindi allineiamo questo con questo, questo con questo, mettiamo due perpendicolari. Questo è la curva e questo è la curva. Poi se non ricordo male questo era 0,025, 0,05, ricordavo male, quindi di qua quota 0,025. E andiamo a leggere anche questa quota qua, misura 0,06125. Quota 0,06125. Diamo l'ok e facciamo una bella fine, completamente vincolato, fine, facciamo una bella estrusione di questo a tagliare tutto. Su che solido l'ha già preso, se no qui si fa così e si indica che si vuole la lavorazione su questo solido. Comunque l'aveva già presa perché l'aveva evidenziata viola, infatti è tornata viola e diamo l'ok. E le prime due feature sul terzo body le abbiamo fatte. E qua inquadriamo e andiamo a procedere per la terza feature che è questo dentino qui. Possiamo procedere, una cosa più semplice, costruendo un piano parallelo a questo, magari a questa distanza, e poi andando a costruire questo profilo che insomma sono due rettangoli. Oppure possiamo prendere il piano di mezzo di questa, del jack parallelo a questo e dal piano centrale partire poi costruire ovviamente questa forma e poi estrudere da sinistra e destra. Allora, direi che la cosa più semplice è prendere il piano centrale di questo jack parallelo a questo, quindi qui basterà che ci facciamo un piano parallelo a un piano e passante per il punto medio, eccolo qua. Poi su questo piano andiamo a fare lo schizzo. Spegniamo quello che c'è davanti e costruiamo questo doppio rettangolo. Comincio a schizzare. Ok. Chiudiamolo. E andiamo a dirigere. Sono tutte perpendicolari, dovremmo mettere un asse, uno diretto secondo l'asse. Se io faccio diretto secondo l'asse Y, questo, poi creo una perpendicolare, metto tutti i vincoli perpendicolarità.
Ok, la figura l'ho costruita e adesso andiamo a mettere le quote, le dimensioni, 6 quote necessarie. Esco. Adesso torno di qua e vado a leggere la distanza che c'è fra questo punto e questo punto. La distanza è 0,125, un ottavo di pollice, però ha componenti sia su Y sia su Z, sia su Y che su Z. Cioè, rispetto al sistema di riferimento iniziale, questo segmento non è diretto secondo nessuno degli assi, ma questo ci sta tutto. Adesso io chiudo la misura, ci sta tutto perché se vi ricordate nel fare il cavo avevamo 100 gradi questa circonferenza, più 5 gradi un altro pezzettino di curva. Quindi diciamo che queste superfici rispetto al sistema di riferimento iniziale non sono assolutamente dirette in maniera uguale. Allora, se io posso agire in due modi, dire vabbè, questo è 0,125, il piano è quello e chi se ne è. E qui metto 0,125 e vado avanti, misuro le altre e fine della trasmissione. E il disegno è a tutti gli effetti corretto. Ma se voglio essere sicuro che questo sia diretto in questo modo, posso andare a fare un mestiere che è quello di fare una misura. Ok, non più con il sistema di riferimento originale, quindi non più col sistema di riferimento originale, che in questo momento non me la mostra questa possibilità perché c'è solo lui, quindi la fa sul sistema di riferimento originale e c'ha le due componenti, ma posso andare ad aggiungere un secondo sistema di riferimento e lo faccio in questa maniera. È la prima volta che uso negli esercizi questo comando. Quindi metto un User Coordinate System e lo metto, è semplice, vuole la posizione dell'origine e lo metto su questo spigolo, vuole la posizione dell'asse X e la metto su questo spigolo, vuole la posizione dell'asse Y e lo metto su questo spigolo. In questo nuovo sistema di riferimento, se io vado a leggere questa lunghezza, vedrete che il numero cambia. Allora facciamo subito: misura da questo spigolo a questo spigolo. Eccolo qua, è cambiato, e si è aggiunta una voce: sistema di coordinate. Rispetto al sistema di coordinate originale, ho le due componenti. Se adesso io gli dico no, non voglio l'originale, ma voglio lo User Coordinate System 1, eccolo qua, quello che ho appena messo, quello che vedete. Qui cambia tutto e mi dice, guarda, che lungo l'asse X, e quindi effettivamente parallelamente a questo piano, c'è il segmento di lunghezza 125. A questo punto sono sicuro e posso andare avanti. E posso anche, se misuro, quando misurerò gli altri spigoli della mia figura, se li misuro rispetto al sistema di coordinate di riferimento, ci avrò anche la distanza coincidente con una sola direzione, che sarà o la X o la Y, o la X questa qui o la Y, questa qui. Ok? Fatto, andiamo avanti. A questo punto siamo sicuri. Torniamo di qua, mettiamo la nostra quota 0,125. Poi andiamo a leggere di qua gli altri spigoli. Quindi misura da questo punto a questo punto. Sempre rispetto al sistema UCS1 è un decimo di pollice in direzione Y, quindi questo è 1,01, 0,1. Poi abbiamo da fare questo dentino qui, misura da qui a qui, ancora 0,1 in direzione X. 0,1 in direzione X, punto 1. Tre quote necessarie, abbiamo ancora da stabilire quanto è questa altezza qui. Misura da questo punto a questo punto. È già nel sistema, vabbè, questo anche nel sistema originale. C'è una sola componente lungo l'asse X, nell'UCS1 c'è la componente, ce l'avrà rispetto all'asse Y, la stessa 0,0625. Quindi qui facciamo una quota 0,0625
0,0625. Poi dobbiamo andare a mettere questa misura qui, no, perché questa la trovo per differenza. Sicuramente dobbiamo andarlo a posizionare, mettendo questo spigolo in corrispondenza di questo spigolo, quindi mettendo questo spigolo in corrispondenza di questo, e questo lo facciamo subito. Ok, direi che l'abbiamo costruita, è completamente vincolata, è anche completamente posizionata. Andiamo a leggerci la lunghezza dell'estrusione, che qui sarà data come componente rispetto al sistema di riferimento UCS1, componente Z, quindi doppio numero nell'origine, nel sistema di riferimento originario, componente Z solo nel sistema di riferimento UCS, 0,25. È una estrusione che dobbiamo fare dal piano medio in tutte e due le direzioni. Modello, chiusura dello schizzo, estrusione in tutte e due le direzioni di punto 25. E anche il nostro dentello è fatto, terza lavorazione compiuta. Non ho controllato su che body è andato a finire. Andiamo a verificarlo, così vediamo anche la verifica sull'RJ45, eccole qua, e ci sono tre lavorazioni, l'estrusione 5, la 6, la 7, la 7 è quella che abbiamo appena finito. Non ho controllato facendo il comando, ma posso anche controllare dopo ed eventualmente riaprire l'estrusione e modificare il solido. Quarto corpo da modellare, questa levetta. Allora, il piano di schizzo, ancora questo. Poi eliminiamo la metà, il profilo da fare. Quindi si tratta di fare questo, o un profilo che passiamo subito a schizzare. Allora, linea, linea, 1, 2, poi andiamo verso l'alto di poco, poi andiamo su storti, perpendicolare, torniamo giù. È uno schizzo che lascia un po' a desiderare qua. Allora, andiamo a chiuderlo. Poi allineiamo questo con quello della proiezione di questo spigolo. Poi allineiamo questa con la proiezione di questo spigolo. E quindi andiamo qua a vederci l'angolo fra questa e questa. Sembra qualcosa di diverso dall'ortogonale. Misura la prima, la seconda, e in effetti eccolo qua, l'angolo è di 105 gradi, e quindi qui ce lo riportiamo dalle quale quota tra questo e questo 105. 105, e qui invece tra questo e questo andiamo ancora a leggerlo, questo dovrebbe essere 90, comunque lo misuriamo ed è 90 gradi, e andiamo di qua e ce lo portiamo dietro. Anzi, potremmo mettere addirittura un vincolo di ortogonalità invece che una misura che facciamo prima. Allora, diamo un'occhiata un attimo a questo attrezzo. Potremmo fare l'angolo tra questo segmento e questo segmento. Probabilmente è 0, misuriamola, cioè sono parallele. Questo e questo. E infatti l'angolo è 0 gradi, vuol dire che sono parallele, quindi di qua
mettiamo un parallelismo fra questo e questo spigolino e qualcosa mi dice che anche queste due, questa e questa, sono parallele. Posso misurarle, esserne sicuro, fra questo e l'angolo è 0, sono parallele anche loro e quindi mettiamo di qua un altro parallelismo. Qui si è deformata la figura, questo va sopra. Ok, qui abbiamo quattro quote necessarie, quindi dobbiamo quotare questo quanto è lungo e dobbiamo quotare questo quanto è lungo sicuramente. Allora, di qua misura questo ed è 0,6. Qua quota. Questo allineata, punto 6. Poi di qua misura questo spigolino ed è 0,05. Quota allineata 0,05. Ancora di qua credo che si sia spostato, quindi ESC, questo lo trasciniamo verso il basso. Adesso qui il problema è stabilire quanto sono lunghi questo segmento e questo segmento, o anche quanto dista questo punto da questo, oppure questo punto dagli spigoli. Proviamo, perché qui mi dà tanto l'impressione di essere un rettangolo, se lo guardo bene, di essere un rettangolo che è stato buttato dentro più o meno a caso. Vediamo, eh. Misura. Andiamo a misurare questo. È infatti 0,05176. Io direi di non stargli impazzire troppo, perché tanto cambia poco. Non è vero perché cambia qualcosa sulla quantità di materiale finale. Mettiamo questo numero qui, anche se non è un numero che diciamo mi piace troppo. Mettiamo questo numero qui e fine della trasmissione, portiamolo appresso con tutti i suoi decimali e via. Adesso manca solo una quota, cioè manca qua, questa distanza qui, e facciamo lo stesso mestiere, misura. Anche questo è il numeraccio, prendiamocelo così com'è, chiuso, di qua, quota, comando, quando sono piccole così e con tante linee si fa fatica, non è che ce la posso fare, ok, la mettiamo di qua, Ctrl V, incolla, lo schizzo è completamente vincolato, fine. Andiamo a leggerci il valore dell'estrusione come misura di questo spigolo. Un ottavo di pollice, chiudi, estrudi. Questa, un ottavo su due piani, che è simmetrica, e aggiungendola al solido che lui evidenzia che ci va benissimo, che è il jack. Quindi posso dare l'ok, anche questa lavorazione è finita. Adesso c'è da fare un'ultima cosa, che è questo raccordo qui. Attenzione, perché questo è un body e questo è un altro. Se io tento di fare un raccordo, per il momento solo un discorso così su questo spigolo, e quello che fa, qualsiasi sia lì il valore che io metto, gli spigoli li prende, lo spigolo lo prende tutto quanto, ma quello che fa è questo e non c'è niente da fare, non è che si possa cambiare qualche cosa. Anche invertito, sempre quello riesce a fare, quello fa. Quindi non c'è assolutamente da fare. Questo perché lui il raccordo lo fa sugli spigoli di un corpo. E invece qui è fatto sullo spigolo di un corpo verso una faccia di un altro corpo. E non c'è nemmeno la possibilità di fare raccordi di tipo faccia sulla superficie, perché se io tento di fare un raccordo faccia, quello che fa è questo, selezionare la faccia A che è questa, selezionare la faccia B che è questa, ma non la piglia perché è un altro body. Adesso a parte di qui non l'ho presa tutta, quindi non c'è niente da fare, questo raccordo non si fa.
E allora direte voi come facciamo a finire il pezzo. Piccolo trucco, aggiungiamo un pezzettino di jack al body del cavo e con quel pezzettino di jack, quindi rifacciamo uno schizzo su questo piano, facciamo un'estrusione di poco conto e l'andiamo però a aggiungere come estrusione a questo corpo qui. In questa maniera su quello farà il raccordo. Facciamolo perché è l'ultima lavorazione. Allora, a via schizzo su questa faccia possiamo addirittura proiettare la geometria, spigolo, contorno, non questo, questo, fine, completamente vincolato, fine, estrudiamolo, che ne so, nell'altra direzione ovviamente va benissimo un ottavo di pollice e andiamo ad aggiungerlo non a sommare, ma non a questo solido, ma a questo solido qui. Ok, vediamo dal punto di vista del risultato non è cambiato niente, o meglio, qui ci sono due solidi, è nata questa riga qui, ma ce ne può fregarmi, non ce ne può fregare più di tanto, insomma, voglio dire. Adesso andiamo a fare il raccordo. E il raccordo a questo punto ce lo fa, nel senso che se io vado a prendere questo, eccolo qua il raccordo, perché lui in realtà l'ha fatto su questo body qui, che è quello del cavo. Ci rimane il valore del raccordo, qui, il valore da mettere qui, andiamo nel nostro pezzo e andiamo a misurare questo raggio. Anche questo è un numeraggio 00393 78. Allora, sempre perché siamo in un esercizio creato apposta in un certo modo, se io doppio unità, metti millimetri, scopro che quel raggio 0,039 eccetera eccetera è un millimetro. Che cosa vuol dire? Che nel fare questo raggio di raccordo sono state utilizzate come unità di misura i millimetri. Tutto il pezzo è fatto in pollici, questo raggio di raccordo è fatto in millimetri. Non è un problema, torniamo di qua, rifacciamo il nostro raccordo che si è perso ovviamente. Raccordo e scriviamo non facciamo uno solo perché sennò è un pollice, un millimetro. E il raccordo viene creato. Punto, il pezzo è finito ed è finito facendo tre corpi. Allora, eccoli qua. Ve li faccio vedere, il solido 1 che è qui inquadriamo tutto, il solido 1 che è il connettore che va dentro i due semigusci, che è fatto dall'estrusione 1, 2, 3, loft 1 ed estrusione 4, anzi qui potremmo intervenire e scrivere sol 1 connettore. Invio. Poi c'è il Sol 2 che è il cavo fatto dallo sweep 1, l'estrusione 9 e il raccordo 1, che è questo qua, che adesso è evidenziato. Togliamo l'evidenziazione al Sol 1, questo è il cavo. Vedete che c'è un pezzo all'interno del jack, ma non ce ne può importare di meno, va bene così, no problem. E poi c'è un Sol 3. Eccolo qua, che è fatto dall'estrusione 5, 6, 7, 8 e che è il giacchino, l'RG45. Allora, anche questo oggetto, qui c'è un piano che adesso andiamo a spegnere. Prima però bisogna trovarlo, è questo piano di lavoro 2, piano su cui abbiamo fatto le ultime lavorazioni. Anche questo pezzo è terminato. Anche questo esercizio è terminato. E di cose nuove credo che ne abbiamo viste perché abbiamo visto gli UCS. A proposito, lo spengo. Abbiamo visto un'unità di misura diversa all'interno dello stesso oggetto. Abbiamo visto il raccordo, abbiamo visto tra due body differenti, abbiamo visto un multibody, quindi di cosettine ce ne sono e abbiamo anche trovato degli schizzi da fare non proprio molto semplici. Abbiamo utilizzato tantissimo il comando misura, l'abbiamo utilizzato anche moltissimo tra punto e punto per verificare le direzioni. Tutto
Credo che qualcosa di interessante vi sia stato presentato. Ripeto, è un pezzo che ci serve per costruire un assieme, poi costruiremo l'assieme in un'altra esercitazione, che non sarà un'esercitazione, sarà una lezione teorica, e vedremo come i pezzi che abbiamo creato fra di loro danno dei problemi nel momento in cui si monta l'assieme e quindi sarà necessario modificare l'assieme. Ripeto, tutto questo è per un nuovo filmato di modifica di assiemi, ma ci mancano ancora dei componenti. Quindi iscrivetevi al canale, se vi è piaciuto mettete un like, non perdete i prossimi filmati perché stiamo per terminare tutti i pezzi da mettere insieme per fare il nostro assieme e per poi fare il filmato di modifica di assieme. Non mi resta che augurarvi buon lavoro e darvi appuntamento al prossimo filmato.